Rifinitura nel pomeriggio e poi partenza alla volta di Cesena per il Pescara che per il match dell'Orogel Stadium Manuzzi si presenta al completo con i recuperi di Pellacani e Vergani e il rientro di Cangiano. Dopo la sconfitta della Torres ieri sera, per la squadra romagnola la possibilità di chiudere il discorso promozione in B con una vittoria. Il tecnico Cascione indica la via che deve seguire il Pescara per fare una gara all'altezza della situazione. Prima cosa sicuramente affrontando una partita del genere con uno stadio pieno, una squadra forte, una grandissima personalità e libertà mentale, perché se incominciamo a farci un po' di problemi nella testa rischiamo di fare una brutta figura. Bisogna andare lì giocando una partita bellissima davanti a una cornice stupenda. Bisogna andare lì, cercare di divertirsi, di fare le cose che sappiamo fare con equilibrio. Stessa cosa dell'ultima gara. È una gara speciale per Emanuele Cascione, che a Cesena ha giocato 5 anni con una promozione in A e lì risiede. Conosce tante persone e ha un problemino in famiglia. Ce l'avrò con mia figlia, perché lei tutte le domeniche va in curva a vedere il Cesena, quindi... E ho detto, mi raccomando, se no dopo non torno a casa, non mangio. No, a parte questo, sì, ci sono tante persone che conosco e sono stato sempre un giocatore in campo che ha sempre dato tutto, indifferentemente dalla maglia. Era una mia caratteristica questa, quindi penso che i tifosi vogliono questo poi alla fine dai giocatori. Compreso Pescara. Da valutare le condizioni di Aloy e Accornero, se stanno bene saranno titolari, altrimenti pronti Franchini e Cangiano. L'ex Padova potrebbe contendere una maglia anche a Dagasso. Vorrei cambiare il meno possibile, vorrei trovare un assetto base e poi dopo comunque a seconda di chi andiamo a affrontare dalla situazione comunque anche fisica, psicofisica, cercare di mettere in campo i giocatori più adatti. Orogel Stadium Manuzzi che sarà vestito a festa. Nel Cesena il tecnico toscano convocherà tutti, anche chi è indisponibile come Piacentini o a mezzo servizio come De Rose, che non sarà titolare. Scalpita Saber per la mediana, ma si va verso la conferma dell'11 che ha espugnato Lucca. Ma l'ho detto ai ragazzi stamattina, quello che succederà prima, quello che succederà dopo fa parte dei nostri pensieri. Domani dobbiamo essere concentrati sui 95 minuti che saremo in campo, come abbiamo fatto per tutte queste partite fino ad oggi e che dovrà essere fino al 28 aprile. Poi noi abbiamo avuto una squadra come la Torres che bisogna fare i complimenti, perché ha fatto un campionato straordinario. Mister, in cosa è cambiato il Pescara, se è cambiato? Cambiato. Nell'atteggiamento in campo qualcosa è cambiato, ha sempre un'identità ben precisa, un 4-3-3 che si sviluppa per catene, ben preciso, però le altezze di pressione sono più basse, è una squadra più compatta, gli attaccanti fanno più sacrificio rispetto al giorno d'andata.